Le livre en italien, il go-kart. C'est le quatrième de la liste, hein. Carlo et Anna avevano una grande passione per le automobili da corsa. Il sogno di Carlo era quello di diventare un bravo pilota. Con i suoi risparmi comprò un go-kart di seconda mano e con l'aiuto di Anna potenziò il motore e riverniciò la carrozzeria. Il giorno della festa del paese era stata organizzata una gara di go-kart e senza pensarci due volte Carlo si iscrisse. Nonostante gli altri corridori fossero molto esperti, il nostro amico andava molto veloce e a metà percorso aveva già superato quasi tutti i suoi avversari. Anna si dimostrava una preziosa collaboratrice ed ad ogni giro gli segnalava la posizione. Ad un tratto, proprio mentre stava per balzare al comando, Carlo prese una curva troppo velocemente e perse il controllo del suo go-kart. Andò a sbattere contro delle balle di fieno, perdendo così la possibilità di diventare campione. La sua bravura però non era passata inosservata. Un costruttore di go-kart infatti lo aveva notato durante la gara e gli regalò il suo ultimo modello affinché in futuro potesse diventare campione di Formula 1. Donc c'est un supplément. Un journal qui date de des années 80. Voilà. Le go-kart. Il n'y a pas vraiment de nom de dessinateur qui apparaissent. Je contrôle. C'est édition Saldana. On n'en sait pas plus. Bon visionnage!